È bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Una piccola città del centro Italia di soli 48.000 abitanti, ma una grande tradizione calcistica. Empoli è stata la culla di indimenticati bomber come Totò Di Natale e grandi allenatori da Luciano Spalletti a Maurizio Sarri. Per i toscani la Serie B è un palcoscenico troppo stretto. Dopo un anno di purgatorio in cadetteria, arriva la partita della vita, il match ball promozione contro il Novara. Al triplice fischio scoppia la grande festa del Castellani. Era quello che volevamo, tornare in Serie A, e sicuramente non pensavamo di riuscire a farcela con 4 giornate d'anticipo. E questo vuol dire che, insomma, che questo gruppo ha fatto qualcosa veramente di straordinario. È stato il bomber Francesco Caputo a mettere il punto esclamativo sulla stagione degli azzurri con il suo 25esimo centro stagionale. Sono 24 partite che non perdiamo, penso che si può sì chiamare una cavalcata. Abbiamo dimostrato su tanti campi che meritavamo il primo posto e siamo contenti di questo. Ma il grande artefice dell'impresa è stato mister Aurelio Andrea Azzoli, per anni collaboratore tecnico della Roma. L'allenatore 64enne è subentrato a dicembre e ha rivoluzionato l'assetto centrando una striscia impressionante, 14 vittorie e 6 pareggi. La Serie A è l'espressione massima del calcio italiano, e quindi una realtà come Empoli, ritornare immediatamente in un palcoscenico così importante, credo che sia il massimo che si possa ottenere, no? Giocatori, tifosi, staff tecnico e l'appassionatissimo presidente Fabrizio Corsi. Impossibile non lasciarsi contagiare dall'entusiasmo della piazza. Adesso viene il difficile, ripetersi in Serie A, ma l'Empoli è abituato a scrivere copioni da favola.